La situazione nel Mar Cinese non è delle migliori, nonostante gli avvertimenti da parte di Pechino di non recarsi sull'isola di Taiwan, di non immischiarsi in dispute esterne. Nancy Pelosi, la rappresentante dei democratici, si è recata sull'isola innescando un'escalation a catena alimentata da un'altra delegazione che, come se non bastasse, è scesa a fare accordi con Taiwan. Da quel momento in poi le cose sono letteralmente degenerate. La Cina ha iniziato a fare esercitazioni militari, che più che esercitazioni sono intimidazioni. Gli Stati Uniti hanno mandato il Carrier Strike Group 5 con la portaerei Ronald Reagan, schierando forze inaudite nella zona rossa cinese, e vari governatori di vari stati americani si sono recati sull'isola di Taiwan per assicurarsi una fetta della torta. La domanda è questa: cosa c'è sotto la disputa per Taiwan? Quali saranno le conseguenze per noi? Quali sono le novità? Quali sono le vere ragioni per cui la Cina, così come gli Stati Uniti, vogliono l'isola? La riunificazione della Cina non è abbastanza. A quanto pare ci sono interessi talmente enormi che hanno il potere di muovere le due nazioni più armate del pianeta. In questi giorni, nonostante le esercitazioni, nonostante le continue tensioni nel Mar Cinese, dove sono stanziate le portaerei americane, nonostante le intimidazioni cinesi a Taiwan, la Cina sta corteggiando la Thailandia, un alleato chiave degli Stati Uniti, con esercitazioni militari congiunte e massicce vendite di armi. Il sud-est asiatico è diventato un campo di battaglia per l'influenza fra Stati Uniti e Cina, con entrambi i paesi che utilizzano tutti gli strumenti del loro arsenale militare per guadagnare terreno politico e strategico nella regione. In un nuovo sviluppo comunicato dal South China Morning Post, con sede a Hong Kong il 22 agosto, la Cina starebbe corteggiando un fedele alleato degli Stati Uniti, la Thailandia, fornendo armi e condividendo le migliori pratiche militari a scopo di lucro dietro ad un accordo che vale centinaia di milioni per l'acquisto di un sottomarino. Il 14 agosto le forze aeree cinesi e thailandesi hanno dato il via ad un'esercitazione che durerà 11 giorni. Falcon Strike 22, così si chiama, presso la base dell'aeronautica militare thailandese di Udorn, nel nord della Thailandia. Tutto questo è avvenuto dopo che un accordo da 380 milioni di dollari per l'acquisto di un sottomarino di classe S-26 T-Yuan di fabbricazione cinese per la Royal Thai Navy è stato ripreso la scorsa settimana. Le esercitazioni militari fra Cina e Thailandia arrivano anche durante le crescenti tensioni fra Pechino e Washington nell'Indo-Pacifico. Non parliamo di minacce in conferenza stampa, ma di veri e propri schieramenti militari. È già da più di un mese, infatti, che la portaerei Ronald Reagan, con tutto il Carrier Strike Group, composto da sottomarini, cacciatorpediniere, Littoral Combat Ship, LCS, fregate, eccetera, è impegnata nel Mar Cinese Meridionale, al che il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha affermato oggi che il Mar Cinese Meridionale non deve assolutamente diventare un ring per gli scontri fra grandi potenze e ha chiesto a tutti i paesi dell'Asia sud-orientale di unirsi contro la penetrazione sfacciata e non autorizzata degli Stati Uniti. A seguito di questo appello, infatti, sono cominciate le esercitazioni congiunte con la Thailandia e, probabilmente, se ne aggiungeranno altre. Entrambe le parti, Cina e Stati Uniti, hanno aumentato il loro schieramento e hanno affinato la loro retorica su Taiwan. Alcuni esperti ritengono che una guerra nella regione potrebbe essere solo una questione di tempo e potrebbe scoppiare prima la guerra fra Cina e Stati Uniti che non quella fra Cina e Taiwan. La Cina, come ben saprete, non si sta solo esercitando con la Thailandia, ma anche con la Russia, signori, e questo è veramente un dramma. In questo mio video, dove spiegavo in modo approfondito tutto il background relativo al BRICS, ossia l'alleanza che vede India, Cina e Russia, ho già parlato delle esercitazioni congiunte russo-cinesi e di quanto l'inasprimento delle tensioni con gli Stati Uniti abbia portato ad un fronte molto più coeso fra tutti gli stati che risultano essere acerrimi nemici degli Stati Uniti e quindi dell'Occidente. Il ministero degli esteri cinese Wang ha affermato che alcune potenze esterne, riferendosi ma ovviamente agli Stati Uniti, stanno deliberatamente espandendo i conflitti e provocando tensioni, mettendo in pericolo i diritti legittimi e gli interessi dei paesi costieri nonché l'ordine nel Mar Cinese. In merito a questo punto ha proseguito: la Cina e i paesi dell'Asia dovrebbero mettere in chiaro le loro posizioni. Se si viene qui per la pace e la cooperazione economica, si è i benvenuti. Se si viene qui per danneggiare e distruggere, allora ne pagherete le conseguenze. Immaginatevi solo una cosa, no?
Immaginatevi che cosa potrebbe succedere se la Cina stanziasse la sua portaerei, la Fujian, a largo della costa della California nel campo di addestramento top secret delle navi americane. Ecco, disastro preannunciato, no? E perché però gli altri paesi dovrebbero essere accondiscendenti contro le mosse militari sfacciate degli Stati Uniti? Io vorrei farvi notare che quella statunitense non è più la prima flotta del mondo. È chiaro? La prima flotta del mondo oggi è quella cinese e gli Stati Uniti sono talmente spaventati che tramite l'agenzia nata proprio a questo scopo, ossia la US-China Economic and Security Review Commission, monitorano costantemente l'espansione militare del Dragone Rosso. Addirittura la flotta cinese è attualmente allo studio del Congresso americano. Dalla caduta dell'Unione Sovietica, la Marina degli Stati Uniti non ha avuto più rivali in grado di contrastarla sugli oceani, almeno fino ad oggi. Il sorpasso numerico è infatti avvenuto con 317 unità navali per la Cina contro le 283 americane e così, alla fine del 2017, la Marina dell'Armata Popolare di Liberazione Cinese è diventata, superando quella degli Stati Uniti d'America, la flotta militare più grande del mondo. La Marina Militare Cinese ha costruito oltre 100 nuovi sottomarini in pochissimo tempo e abbastanza navi da guerra per superare gli americani. È vero che gli americani possiedono 20 potentissime portaerei e la capacità di dislocarle velocemente in ogni parte del mondo, ma allo stesso tempo però la Cina possiede la capacità di contrastare l'accesso da parte di eventuali forze nemiche nelle sue acque territoriali. Le forze cinesi basano la loro forza tattica militare sulle capacità chiamate Anti-Access Aerial Denial, che starebbe per anti-accesso e negazione all'area, o insomma una cosa del genere, tattica portata avanti con soprattutto missili balistici antinave, comunemente chiamati Carrier Killer, ossia gli ammazza portaerei. E se negli ultimi anni gli Stati Uniti dal punto di vista militare hanno sviluppato la capacità incontrastata sulla faccia del pianeta Terra di stanziare portaerei ovunque in modo immediato, la Cina ha sviluppato di conseguenza la capacità di proteggere in modo assolutamente inviolabile le proprie coste da ogni attacco nemico. Perché i paesi dell'Asia tendono comunque ad allearsi con la Cina in esercitazioni congiunte facendosi corteggiare dal gigante rosso piuttosto che dagli Stati Uniti? Semplice, signori, forse lo diamo anche per scontato. Sembra di no, ma la prima economia del mondo è quella cinese. Ufficialmente, il Fondo Monetario Internazionale ha confermato il sorpasso della Cina rispetto agli Stati Uniti. E se dal punto di vista militare negli ultimi anni si sono create diatribe fra i due paesi, portando addirittura ad una nuova corsa alle armi, perché ovviamente l'incubo degli americani è quello di rimanere indietro come successe con l'Unione Sovietica negli anni 60 per la corsa allo spazio, anche dal punto di vista economico la Cina sta letteralmente surclassando gli Stati Uniti e questo non farà altro che portare ad un inasprimento delle relazioni fra i due paesi più armati del pianeta Terra. Ma non è solo questo il motivo, la maggior parte degli stati dell'Asia si stringeranno verso la Cina piuttosto che verso gli Stati Uniti perché sono tutti quanti dell'idea che effettivamente stanziare portaerei nel Mar Cinese è una mossa molto molto azzardata in quanto risulta essere il più grande snodo commerciale del mondo. La Cina, cari signori, ha monopolizzato il Mar Cinese meridionale. Gli sono state mosse accuse inaudite di monopolizzare interi mercati, parliamo dell'economia più popolosa e in espansione e ricca del mondo, gestita dalle banche più ricche del mondo. Le prime quattro banche del mondo per capitalizzazione sono cinesi e un'invasione del Mar Cinese significa per la Cina un attacco diretto alla propria economia. E anche solo l'1% di queste questioni avanzate da me in questo video bastano per far scoppiare una guerra. Anche solo uno dei punti esposti. Lascio la parola all'amico Michele, un TikToker che ultimamente sul suo profilo ne sta parlando molto bene, e noi ci vediamo alla fine per i saluti. Quello che sta accadendo in Oriente di certo non può lasciarci né sorpresi né indifferenti, perché a mio avviso si gioca il futuro del mondo economico, del mondo geopolitico, del mondo militare. In queste ore si parla forse non molto spesso di quello che sta accadendo a Taiwan, dove la Cina vuole, o con le buone o con le cattive, la riunificazione, riprendersi totalmente l'isola di Taiwan. E là, nello stretto di Taiwan, si sta giocando la pace mondiale, con le truppe cinesi da una parte
che dopo la visita di Nancy Pelosi hanno iniziato una serie di addestramenti militari, esercitazioni militari che stanno andando avanti da non so quanto, simulando un attacco all'isola, con le truppe di Taiwan che stanno facendo esercitazioni per simulare una difesa dell'isola e che poche ore fa hanno invitato la stampa dell'isola a fare un giro nelle basi militari per far vedere al mondo come sono attrezzati. E in più la flotta statunitense nel Pacifico, quindi la flotta del Pacifico degli Stati Uniti, composta da portaerei, cacciatorpedinieri, incrociatori missilistici, sottomarini. Insomma, le forze militari della Cina e degli Stati Uniti sono là. E se la Cina dovesse invadere Taiwan, cosa molto probabile, perché qui ormai essere nelle menti di questi capi di Stato diventa molto difficile, ma se la Cina dovesse invadere Taiwan, gli Stati Uniti interverrebbero militarmente, a differenza di quanto è successo in Ucraina. Ve la ricordate l'Ucraina? Ucraina, perché è una parola che non risuona molto nei titoli dei telegiornali in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, come se ci fossero scordati dell'Ucraina. Ma c'è un nesso con l'Ucraina, soprattutto con la Russia che ha invaso l'Ucraina, perché Cina e Russia sono da tempo pappa e ciccia. E oggi, con Vladimir Putin che si diverte in questi giorni, in queste settimane, ad aprire e chiudere i rubinetti del gas a noi europei, si intensifica. Si fortificano i rapporti commerciali tra la Russia e la Cina, la stessa Cina che sull'invasione in Ucraina si è sempre detta neutra, come se sterminare un popolo fosse un qualcosa sul quale essere neutri. Cina e Russia quindi sono pappa e ciccia dal punto di vista economico, perché la Cina sta tappando i buchi dati dalle sanzioni europee alla Russia, dal punto di vista militare, perché oltre ai giochini che stanno facendo a Taiwan e in Ucraina, dal 30 agosto faranno esercitazioni militari congiunte, perché la Cina sta inviando delle truppe militari in Russia per fare delle esercitazioni militari insieme, Russia e Cina. E sono amiche anche sul fronte delle fake news, sul fronte della propaganda, con decine e decine di siti, campagne social, account che sono sotto la lente di ingrandimento di inchieste da parte delle agenzie internazionali di cyber security. Quello che sta accadendo in Oriente è un qualcosa che non ci può lasciare così fermi. Serve, urge prendere una posizione, sapere e soprattutto informarci su quello che accade, perché là ci sono manovre militari, manovre economiche, col solo scopo di fortificare e rendere un'unica potenza la Russia e la Cina, una potenza militare, una potenza economica, la prima potenza del mondo, insieme, da buoni amici. Tutto ciò porta a un disequilibrio di qua, in Occidente, perché guardate cosa è successo dopo l'invasione in Ucraina da parte della Russia, dal punto di vista economico. Immaginate cosa potrebbe succedere se la Cina invadesse Taiwan. Immaginate dal punto di vista economico, in primis, cosa potrebbe succedere a noi, sul costo delle materie prime, sul costo del petrolio. Immaginate voi. C'è una domanda alla quale però vorrei anch'io una risposta. Come mai non si riesce noi esseri umani a vivere nel nostro benedetto stato senza andare a dare noia ad altri in nome della pace, in nome della democrazia, in nome di tutte queste cose qua? Ognuno nel proprio stato, in pace con tutti, collaborando con gli altri stati, con spirito di collaborazione, lo stesso spirito che ha fondato, che c'era all'inizio, no? Quando nacque nel secolo scorso l'Unione Europea, nacque in un'ottica di collaborazione, una collaborazione economica tra paesi. Ecco, ma si potrebbe collaborare tra paesi lasciando stare gli altri paesi e vivendo ognuno nel proprio benedetto stato sovrano? Io penso che se il mondo fosse governato da dei bambini, non ci sarebbe neanche mezza guerra e neanche mezzo conflitto. E poi diciamolo, le guerre hanno un unico obiettivo, questo. Guardate un po' questo articolo del Wall Street Journal. Come la mettiamo? Articolo del 7 ottobre 2021, devastante, rivelatore, che parla di programmi super top secret. Le truppe statunitensi sono state schierate a Taiwan per almeno un anno. La presenza di americani che addestrano segretamente le forze locali denota preoccupazione per l'accumulo militare lungo anni della Cina. Ecco fatto. Fate le vostre conclusioni. Questo cosa ti dice? Ti dice che il Pentagono sono anni che sa quello che deve succedere, quello che sta succedendo oggigiorno. Questo ti dice che l'intera agenda mondiale si muove su dei binari ben precisi e prestabiliti. Se la Cina vuole la supremazia su Taiwan e tu mandi segretamente i servizi segreti per addestrare le loro truppe, non solo la Cina, intanto, così tanto per dire, lo scopre in un minuto e mezzo, ma inoltre la prende come una provocazione bella e buona, insomma, signori.
Reputo inutile schierarsi, soprattutto quando, come me, si prova a fare informazione, ma per quanto mi riguarda, se lo chiedete a me, personalmente, la mia opinione personale è che la politica americana degli ultimi anni è stata davvero un disastro e probabilmente è stata la miccia che ha acceso la maggior parte delle tensioni in giro per il mondo. Per oggi non ho più niente da dire. Per oggi, signori, è tutto. Grazie a Michele per essere passato dal canale. Continueremo sicuramente questo discorso, seguiremo insomma l'evolversi della questione e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!